Project Cars 2 con Mr. Krios, l'uomo dai mille botti e che guida coi bottoni. Però, nonostante tutto, dai mille bottoni. Bene, ci stiamo dando un'occhiata a Project Cars 2, secondo giorno dopo il rilascio, alla scoperta delle nuove particolarità del giocone e cose belle. Allora, non abbiamo ancora provato la online experience, quindi adesso ci proviamo. Mi sa tanto la online experience. Vediamo un po'. Una cosa bella che ho scoperto al momento: i controlli sono eccezionali. Dunque, te mi hai chiesto che vuoi sapere i controlli che ho io? Sì, giusto per vedere un attimo se li ho azzeccati o no. Che cosa vuoi sapere dei controlli? La configurazione. Aspetta un secondo, mi riunisco ancora perché mi interessa. Dunque, considera che io ho attaccato il pad e non l'ho toccato. Quindi, in realtà, i controlli sono la configurazione che viene col pad. Il mio pad è della Microsoft, modello Xbox One Controller. Io ho quello da 360, però penso che non cambi il tubo. Vabbè, sì. Però, se vai nella tab configurazione, cioè, io non ho cambiato i bottoni e quel che fanno. Te forse sì. Io praticamente il pad ce l'ho settato col trigger di destra do gas, col trigger di sinistra do il freno proporzionale. Col Sì, joystick, anch'io. col No, joystick. proprio la configurazione, quella lì, i valori, Ah, i zona. valori. Io sinceramente non l'ho toccati. Però se vai a vedere la configurazione, lo steering dead zone ce l'ho a 10. Forse l'ho toccato, mi sa che era a 7, ho messo a 10. Tutti gli altri valori sono quelli di base che dà lui: steering sensitivity a 17, throttle dead zone a 10, throttle sensitivity a 30, brake 10, sensibilità acceleratore 10, 30, 30, poi 10, poi zona morta75. accelerazione freni 10, 25 la sensibilità freni, zona morta marce 10, sensibilità marce Sì, 25, e quello sensibilità. è di default. Allora, vediamo un po' altri valori in fondo che non ho neanche guardato. Damper saturation, non so neanche che cavolo sia. Vediamo un po'. Saturation artificial control the weight of the wheel. Ah, fico. Ok. Speed sensitivity al 95%. Controller damping. Controller vibration. Minimum shift time. RPM gear display. Sì, questa è tutta roba che non ho toccato mai. Ok. Fluidità controller ce l'hai 25? Quale? Fluidità controller. Che è È la sempre. terz'ultima. Io non lo vedo proprio la fluidità controller. Sotto il basso c'è RPM marcia, Ok. c'è velocità cambio marcia, Sì. vibrazione controller e sopra c'è fluidità controller. Da me si chiama controller dumping. Vediamo un po'. Controller dumping allows you to adjust how quickly you can steer from left to right or right to left. Setting this to a lower value allows you to steer left and right quicker. And setting with a higher value makes the steering slower. Bada, io ce l'ho a 67 questo. Però Ammortizzatore. per adesso mi ci sto trovando veramente molto bene. A 67. Buono a sapere che esiste. Quindi praticamente questo controller damping, come lo chiamano da me, da te, controller fluidità controllo, serve per girare destra e sinistra. Quindi, se ti trovi che la macchina gira destra e sinistra troppo brutalmente, vuoi aumentare quel numero. Se vedi che la macchina gira destra e sinistra, ragionevolmente lo alzi, insomma. Praticamente, da quello che dice, è quanto velocemente riesce a girare da destra a sinistra. Quindi non è da centro a sinistra o a destra, da tutto a destra fino a tutto a sinistra e viceversa. E io ce l'ho a 67. Oh, Ok, bella lì. comprendo. Dunque,
Dunque, il gameplay, io per adesso l'ho settato così. Steering assistance, no. Braking assistance, no. Driving assist, full. E mi dà l'anti-lock brake su high. Stability control. Dov'è che è qua che hai visto la in opzioni di gioco? Penso che sia quello, gameplay da me. Sì, Sarà ok. realismo, sterzata assistita, no. Frenata assistita, no. Guida assistita, io ho messo tutti, Quindi però sarà full. comunque Dovresti avere anti-lock brake high, stability control on, traction control high. sì. Ok, Minimo di e danno, ho messo danni io ho effettivi. messo full damage. Sì, danni effettivi sarebbero Sarà quello. danni Ok, full passivi, non damage. sono danni effettivi. Ok, mechanical failure ho messo yes. Sì, ok, metto anch'io. Tire wear ho messo accelerata. Io ho messo autentico. È autentico, non credo che dia granché di challenge, perché il discorso è che noi giriamo sempre su intorno a 4 giri. 4 Ah, giri è un cazzo, quindi se non lo metti accelerato non consuma nulla. Buon ho visto che sta streamando, buon uomo. uomo, sì, sto Consumo streamando. carburante, ho messo Reale. Auto start engine, yes. è così reale che stasera devo far benzina. Ecco, rule e penalties per adesso ho messo no, però forse rimetto in sì Io e... metto on perché ho visto che non sono tanto eccessive come lo erano prima. Ok, Che poi allora tra l'altro, metto da on. quello che ho visto, nelle partite che fai, le puoi anche settare. Dentro la Sì, partita ho notato anche quello, sì. puoi Pit settare. stop, cinematica, manual cooldown lap, manual rolling stairs. Io questo qua ho messo no. No, pure io. Ok. Pressoché ci Sottotitoli siamo. raffreddamento manuale off, partenza lanciata manuale no, sottotitoli radio sì, perché Vabbè. sennò non capisco niente e va bene. Ok. Poi mi sono modificato la FOV delle camere. Quella lì, allora, non ho capito perché funziona in maniera inversa su questo gioco qua. Perché io ho messo quella da fuori e se abbasso il FOV, adesso ce l'ho a 55, la telecamera si sposta all'indietro rispetto alla macchina. E quindi io riesco a vedere la telecamera decentemente, ma non è proprio nei miei massimi, la preferivo come era prima. E io l'ho messa a 90 come era, detto così suona anche male. Come era L'ho prima, messa a 90. e mizia, non vedevo neanche il baule della macchina, Ah, per dirti. mazza. Cioè, era Boh, quello tutto. non lo so perché non uso la visuale da dietro. Io uso, di solito guido dal cofano, che adesso lo chiamano bonnet. Vabbè, ok, non sapevo della parola bonnet, però lo chiamano bonnet. E ho messo il FOV dal bonnet a 100. E ho messo il FOV sia del cockpit che dell'elmetto a 105. Ho notato che col FOV dal cockpit a 105 la visuale è estremamente buona, a meno che la macchina veramente non abbia un abitacolo di merda. E spettacolo. Sta cosa è bella perché hanno aumentato i FOV. Prima cockpit e elmetto erano limitati a 90, che era molto restrittivo. A 105 riesce a vedere tutto il vetro invece, che è veramente spettacolo. Ok, e quindi fin qua ci siamo. Vabbè, poi i settaggi del Visual FX ho messo tutto a ultra e chi si è visto si è visto. Quindi va bene così. Sì, io ho messo tutto alto, bene o male, ho fatto dall'NVIDIA GeForce, mi ho messo qualcosina ad alto e la maggior parte c'ho ultra, però va bene, cioè nel senso. Allora, vabbè, comincio a creare un evento, vediamo Vai, che vai. succede. Allora. Host settings, realism settings. Ammazza, bella la schermata per creare l'evento. Allora, cominciamo dall'host settings. Privacy, public, broadcast off. Ah, addirittura puoi fare il broadcasting direttamente da qua. Wait for Razer ID input, ok. Vediamo un po'. Lobby name. È vero, io nelle opzioni io voglio al posto delle miglia voglio i chilometri orari. Dov'è che cavolo che si mettono? Ah, quello non ho idea. Ok, Tanto che ok.
tu fai, vado a cercare. Allora, la privacy della cosa metto su Friends Only, Broadcasting, ah, ok. Poi, settaggi di realismo, dunque settaggi di realismo per la, ok, bella storia, allora. Forse no, Final Gears, no. Forse Racing Driving Ads, no. Addirittura si possono fare le gare e togliere le collisioni, secco. Non c'era sta cosa prima, mi sa. L'hanno fatta per i random. Beh, per forza, oh. Però, però che schifo. Vabbè, comunque buona a sapersi che c'è. Però, allora, damage type full damage, mechanical failure yes, allowed ghost vehicles no, force manual pit stop no, pit stop errors, addirittura fanno gli errori al pit stop, ma che davvero stupendo. Allora, tire wear lo mettiamo accelerato, fuel depletion sì, force cooldown lap no, bella, ok. Allora poi vediamo un po' opponenti, allora mostra unità imperiali metriche mitzen. C'è Darth Vader de... pam pam pa, pam 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 pam. Allora, maximum grid size facciamo 16, woman opponent lo metto comunque 4, tanto di più non siamo, prescindere siamo solo 2, via, fill with AI with opponents, yes. Ah, eccoli qua, ma che bello che l'hanno fatto così, molto più accessibile, spettacolo. Oh, il mito! Allora, l'aggressività se la setti a 40 guidano da padre eterno, veramente. Vediamo, me la setto a 40. Mr. Warfare, sto streamando Project Cars 2 se ti interessa. Comunque, se non ti interessa, non fa niente. Quello, streamalo, guardatelo. Guardatelo, ballatelo. Beh, ho guardato la review ieri, il canale di simulazione che guardo. Mm. Non fa per me. Quanti vabbè. Geni che ci sono in questo canale, guys. Attenzione, sei su stream, eh? Sei in uno stream, quindi usa tutte le bestemmie che puoi. Praticamente direi in maniera colorata. Dunque, io ci tengo a dire che la madre di Schicchi è Troia, comunque. Ecco, bene, bene. Sì, questo è sempre bene dirlo in uno streaming perché la gente si ricorda. Sì, e chiunque non sapesse che questa persona era una persona che giocava Elite Dangerous nel canale italiano. Ecco, scusa un attimo, Krios, i bot li metto con macchina identica o con stessa classe, che è abbastanza figo? Vuoi provare stessa classe? Stessa classe, su macchine diverse, vediamo un attimo. Stesso bar, ok. Allora, stessa classe, il che vuol dire che io posso scegliere le macchine. Right, trigger. Ma che davvero? Ma che spettacolo. Allora. User joined your channel. Allora, chi è là? Ok, allora. Andiamo un po', gruppo 4 che ci sta, gruppo 5 cose belle del mondo, gruppo 6 questa qua, gruppo A le cose belle, oh finalmente le macchine si possono organizzare per classe, fino a cazzo ci voleva un genio ad arrivarci, GT1, GT3, allora facciamo una cosa, numero. Ci selezioniamo la GT3. Ah, così a cazzo tuo subito dici. Sì, sì, GT3. Su questo gioco si guidano. E poi bisogna decidere cosa, però.
Le Porsche le lasciamo a Warfare da guidare. Porche. Vedi quante belle macchinozze GT3 che ci porche sono. Porche le guidiamo. Porche miseria. La Huracan. Allora. La Huracan GT3 è bella. La Huracan, incredibile. Sì. C'è pure Nismo. Ma dove cazzo sei? Allora, proviamo. Io mi provo la Nismo. Tu puoi sceglierti quello che vuoi. Vediamo un po'. Prima se mi inviti. Ah già, magari dicono se ti invito. Dove cazzo erano stanno gli inviti su sta schermata? A posto. Beh, fai alt tab e invitami da Steam, no? Teoricamente sì, però prima l'invito era su sta schermata, fatto tanto bene, mo che cazzo hanno fatto? Sono perso. Ho detto no, facciamogli fare il giro per l'oca. Facciamo fare un po' di sbattimenti a Bat. Che strano. Che ciao. Strano. Vabbè, allora, andiamo un po'. Che bella, vediamo un attimo. Allora, che dalla bel menu accattivante. Dalla lista Mr. Krios. Krios invite. Non ti riesco a No, non si fa. Lo puoi fare join game? Non si fa da qui? Cioè, ci sarà in gioco il modo di invitarlo, cazzo. Non triggerare, Bat. Vai su host setting. Eh no, host settings mi dice semplicemente come settare la gara. Cioè, oh, lobby name. Vabbè. Favorite. Mi pare strana sta cosa. Friends only. Scusa, friends only. Perdiamoci 5 minuti, ma almeno vediamo un po' tutto. Così. Eh sì, allora, vediamo un po'. Favoriti. Niente, favoriti fa un'altra cosa. Motorsport preset. Fai RS, il right analogico di destra e premilo. RS. Non fa niente. Cioè, aspetta, RS, ok. Che cazzo era? This is your driver network profile. Driver network profile. You can view your competitive racing license details. C'ho cazzo lì. Non lo so, sta parlando il tizio. All your game stats, photos and videos. Sì. Magari da qua puoi invitare il giocatore. Questo più che altro da un performance. Ma che bello, hai anche le statistiche. Sì. Affinity. Vedi? No foto, no video. Vabbè, però da qui non ci ho ancora risolto una ceppa. Ma qua c'è un cazzo. Strana sta. Ho capito, devi fare partenza. Ti entra nella lobby. E poi si invita dalla lobby. Madonna. Ci voleva. Eccolo là, invito, guarda lì, invito. User RT prima di tutto. RT sarebbe questo. Sì. Allora, bella. Allora, Krios. Mazza, però io pure il quoziente intellettivo di una scimmia svegliata presto proprio, eh. Beh, vabbè, non è che fosse così intuitivo. Beh, no, è intuitivo perché in effetti mi ci sono perso io, ma pure nell'altro gioco, in Project Cars 1. No, non c'è password. Non c'è password. Bene. Hai messo bene. Password protected. Io la conosco la password. Ah, tu la sai la password, eh? No? Sa che la sappiamo tutti, eh. E dici, è bella. Allora, riprovo. Allora, riproviamo. Prova direttamente la password. Allora, host settings. Scusa tanto, eh. Ah, l'ha messa lui la password. Io non l'avevo messa. Ma tu guarda, ma se io non la voglio la password, scusami tanto. Friends only. Devo riaiutare. No, dovrei. Batcave. Ma no, la dovrei cancellare, la cancello. E vediamo un attimo se senza password. No, si stressa, la vuole una password. No, ecco, mo è vuota. Vediamo un po'. Allora.
Non l'avevo messa io quella password comunque. Allora provo a invitarti. Vediamo un po'. Passwordarie. Ti mette lo stesso nome della lobby. E la stessa password della lobby. Vabbè. Dai, 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 che voglio vedere, cazzo. Vedi un po'. Eccolo, senza password, né madonne. Ok. Addirittura mi dice no, per un momento mi aveva detto che avevo la connessione verde con te, no, ma adesso è giustamente rossa. Ok, quindi ecco qua, si possono ancora fare le modifiche. Long Beach, allora il circuito lo cambiamo, la classe della macchina è GT3, ti puoi scegliere qualunque macchina. Durata della gara, 10 giri sono decisamente troppi. Sembra un attimo eccessivo. Vedi come si cambiano i giri col numerone? Che piacere. Allora lo mettiamo a 4 giri. Poi puoi mettere anche 100 giri? Sì, puoi mettere 999 giri. Addirittura puoi fare che la giornata è la data attuale, così la stagione diventa autunno. Diventa autunno. Bellissimo. Session start time alle 16. Time progression per 5. Va? Vediamo che succede se ci manda in nottata. Dunque, il weather forecast è interessante, però. Ciccio, devo venirmi a prendere la 970. Sì, sborsa. Sborsa, mazza. Prima la provo per vedere se. Vabbè, corriamo col cielo azzurro con qualche nuvoletta, va. Poi cool. Se vai tutto, allora te la pago. Start type, standing. Rolling, standing. Formation lap, no? Scatola chiusa, eh. Mandatori pit stop, no. Ah, io okay. Faccio un tamarrone, faccio un. Start type, standing. Allora. Adesso attenzione che si guardano i circuiti infinitamente tanti. A tutti i vecchi la Nissan, anche te? Non l'ho mai guidata, non l'ho mai provata, decisamente si tenta. Bellissimo, ce ne sono un botto. Allora. Hai un circuito di preferenza? No, anche perché sono Krios mozzato in questo momento. Mamma mia. Che vuol dire mozzato? Non lo vogliamo sapere, no. Fare i comandi nuovi, visto che ieri non riuscivo a fare un giro. Allora, vediamo un po'. Allora, mettiamo magari un circuito d'approccio ragionevole. La 24 ore così. Cioè Nürburgring versione intera. Nürburgring versione intera, circuito d'approccio con l'anismo. Yeah, sui muri proprio. Questo mi sembra già troppo difficile. Questo sembra interessante, l'Hockenheim Classic. Vai. Beh, Hockenheim ci sta, dai. Ah. Ok. Bello che ti fa vedere il circuito lì, cazzo. Vedi anche i settori. Vedi i settori e il circuito, tutto quanto. Ma ok. Hai visto che figata che hanno messo adesso sopra l'indicatore se tu stai facendo il tratto più veloce rispetto al giro prima? Sì, molto bello. Oh, una cosa, dovremmo essere in grado di cambiare la livrea. Vediamo un attimo se modificando la macchina. Allora, io. Si va in showroom, beh. Selezioni la macchina. Se vuoi e premi X, fai seleziona livrea e poi te le scegli. Eri già sulla ecco, questa mi serve. Allora GT3 e l'anisma qua sotto, mi pare. Ero sulle Nissan, ma non mi ricordavo il nome di questa. Eccola qua. Allora, vediamo un attimo. Questa qui. Quindi con Y vado in showroom. Ah, ecco, vedi. Seleziona le. Vedi, belle. Non ce ne sono molte, però. Però ce ne sono un numero giusto. Qual hai preso te?
No, io ho un'altra macchina. Ah, ok, quindi non c'è problema. Ok. Sono 9 di livree. Comunque adesso, per esempio, le puoi vedere le livree che sì, molto bella. Ah, posso vedere le livree che sceglie l'avversario? Ah, io la mia la vedo. Io ah, la sì. Sto vedendo, però magari è quella base... Vediamo se no, vedo anche che cambia, hai preso quella nera. Quella nera. Come fai a vedere? Ah, giustamente, eccola lì. Guarda lì, sta con la McLaren sto frocio. Denao. Io dico, vabbè, qualche macchina un po' così, prendo l'anismo, lui va con la McLaren. Ma speriamo che tutti i muri siano tui. Tutti i muri devono essere tui. Ok, vediamo un po' se si può lanciare sto gioco a sto punto. Via. Start. Fucking start. Avete dei problemi seri. E che tutti i muri siano tui. 4, 3, 2, per benedizione di Bato. 1. Vediamo un po'. Hai messo 8 bot? Mi sa che mi sono scordato la qualificazione dopo tutta sta pippa. Ah. Bello. Sempre qualcosa che ti... Vabbè, vai tra, facciamo un buono la prima allora a sto punto. Sì, no, vediamo un po'. Sì, partiamo primo e secondo e buon viaggio. Buon viaggio. Allora, aspetta un attimo però, tuning setup che si può fare, questo si può fare il tuning setup. Allora, adesso il tuning setup è molto bello. Sospensione dampers engine. Allora, però quando abbassi il carburante che metti non ti dice più quanti giri ci fai. No. Quindi ci devi andare a orecchio. Ma come non ti mette più quanti giri? No. Che bello. Oh, improvements. Vabbè. Sì, è l'unica cosa che è cambiata forse in negativo, però. Questa è una bella cacata, però, eh. Però vabbè. Allora, vabbè, secondo me chi lo sa quanto cazzo consuma sta macchina. Vabbè, diciamo... fai i tentativi a culo. Vai a naso. Vai a naso. Ma dai, ma che stronzata. Allora, vediamo un po'. Qua ci siamo. Beh, salva. Questa è una gran bella puttanata comunque. Beh, è l'unica che ho trovato per adesso. E può darsi pure che magari non ho trovato bene come farlo, però... Ma non volevo creare un new setup. Oddio. È un po'. Cioè, il nome dell'ultimo bot comunque è OP, è Mauro Fernandez de Bodadilla. Ok. Bodadio. Prayoga Adis Setiawan, capite? Pronuncia like boss. Beh, ma non mi ha fatto partire. Che? Cosa sta succedendo? No. Siete partiti senza di me, sto chiusi qua. No. C'è un tempo limite per settare ste stronzate. Vabbè. Ok, questo è un primo trigger che mi stai sul cazzo. Hanno studiato da forza. Sì. Ok. È troppo tardi. Troppo tardi, attaccati al cazzo, sei rimasto là perché non hai messo la benzina in tempo. Oh, esci da quella cazzo di sessione, va. Prima che ti metta le mani. Prima che già mi sta partendo il Cristo, sta al secondo piano, al terzo piano c'è la biancheria per signore. Allora, però sembra un'altra bella cacata. Comunque così puoi mettere le così posso mettere le qualificazioni, ecco. Sto facendo le due colonnine pro e contro. Riempito solo contro. Allora, eccolo qua. Beh. Te devi sbrigare, oh, non è che la gente sta qui ad aspettare batte, scusa. No, che ti devi sbrigare ci sta, ma che me lasci lì invece che farmi partire eventualmente con settaggio default, allora sei stupido. Perché a me ci sta che dici, vabbè, se non fai in tempo non ti ho salvato
il settaggio che hai messo. Però partire parti, non è che faccio io la sessione e io rimango in garage a guardare te che parti. Ma che stiamo a scherzare? Cioè, ma chi cazzo l'ha disegnata sta cosa? Cioè, è fortissima proprio. Allora, Ma non le provano queste cose poi non lo dopo, so, cioè, non ti si rendono accalcano. conto. Oppure sono tutti Ma che veramente cazzo geni. gli Allora, fai? devono capire che io sto al primo caffè. IQ di una scimmia impestata con l'influenza, quindi Aspetta che ho. vado subito sul sito di Slightly Mad e vediamo chi sono i mongoli. Allora, per fortuna ha mantenuto tutto degli altri settaggi, quindi non bisogna fare un cazzo, bisogna solo farla partire. E questa volta abbiamo addirittura le qualificazioni. Via. Dunque, che abbia mantenuto tutto dall'altro settaggio è veramente figo, però. Tipo pure la macchina che hai scelto tutto. Con la Meno stessa linea. male. Quello è. Ci sono degli svarioni in alto e basso. Vabbè, ci sta, se metti un pizzico di allegria ogni tanto. Giusto. Allora, tuning setup, Dio seppia. Abbiamo detto che io volevo togliere un po' di benzina dai fottuti 90 litri. Oh, di notte! Eh? Ah, incredibile! Interessante sta cosa, non l'avevo settata, l'ha fatto piuttosto randomico. Bello. Allora, save over system. Ale, back. Ce la faranno i Ce la nostri umili faranno. Ready, si cani. usce. Ma vedi che bello. Minchia, oh. Stanno le macchine improbabili su sto circuito. Ho messo stessa classe. Tu voli, vai con una macchina normale, noi voliamo con aerei. Bella. Un po' l'audio. Beh, io l'audio ce l'ho basso per riuscire a sentire che cazzo dite. Stiamo dicendo che sei un brutto schifoso. Secondo me ci sente. Bella sta mismo, bella bella sta Ma non puoi streamare a 1080? mismo. Sì. Dovrei streamare a 1080. Perché il massimo che vedo è 720 a 60 No, non ne ho idea, cioè sinceramente non ne ho idea, per quanto ne so io dovrebbe streamare a 1080, il settaggio non c'è, ah forse il settaggio c'è da un'altra parte. La triggering. Vabbè, vedetelo a 720 per adesso, non per cazzo, poi vediamo un attimo. Ecco, Perché devi dare come fastidio hai parlato, guarda come guidi bene, mi sono infranto, mi si sono rotti i fari. Si sono rotti i fari e di notte non vedo più un cazzo. Vabbè, facciamo una cosa, ritorniamo al pit. Guarda, guarda, l'animazione al pit, bellissimo. Ma è incastrato nel pit? sono appena gustato la tua Ritorno al pit. uscita di scena. Ok, riproviamo. C'è un bug nell'animazione al pit, sono ritornato al pit e mi sono trovato praticamente parcheggiato contro il muro del pit e non potevo uscire. Quindi sono Anche dovuto questo ritornare al problemino pit. da Vabbè, oh, voglio dire, rientri al pit, ti aggiusta l'animazione e riesci senza problemi, insomma. Cacata, è un bug, porco Dio. Vogliamo enumerare i bug di Forza Horizon, porca Madonna, mi ha fatto crashare a desktop 5 volte ieri. Ho rotto i fari un'altra volta. Sta cosa. Sta cosa. Mi sta rendendo la vita improbabile. Le corse al buio, mumble. Rotto qualsiasi cosa.
quante devastazione della macchina. Ce la farò a fare un cazzo in giro in queste qualificazioni con i fari. Senti, fai una cosa, prenditi una torcia, quella da casco, dai. Sì, la metto direttamente sull'elmetto. E alla roadkill che metti torcia questo lì. Sì, ma cioè, per lui bisogna, però. Ma perché Krios non si schianta un pochino invece? Che ciccio è un pro. Ok, adesso va un pochino meglio. Macchina mai guidata sul percorso che si conosce poco di notte. L'ideale. Pazzo. Ecco fatto. Giro invalidato? No. Strano. Comunque in 4 minuti che mi sono rimasti non ce la farò mai a mettere in partenza. Sti cazzi. Come severe damage? Non ho toccato nulla. Engine blowout. Scusa, come cazzo è possibile? No, sai che c'è? Che ho messo i tipo mechanical failures. Quindi adesso le macchine si spaccano. Adesso le macchine si spaccano a caso. Ale. Ale. Se sei tranquillo, a un certo punto senti il ratatatata. Sì, engine blown, ma che spettacolo! Beh, ma gli dovrà succedere pure a Krios, perché nel momento più bello della sua accelerazione, quando sta per passare il... Un'altra volta! Guarda! Perché? All clear. No, no, aspetta. All clear, severe damage, engine blown. L'HUD sotto a fianco al contachilometri, che è il motore. Ho capito. Che è viola. Allora, options. Vediamo un po'. Ci sarà qualcosa nei settaggi. Option. Bene. Un po'. Autostart. Se si scopre che il motore non ha abbastanza aria che entra dentro, vai in overheat ed esplode. Pit stop. Nel frattempo, è stato un fantasma. Sono diventato. Beh, questa cosa già mi eccita. Beh, si può togliere, perché mi ricordo che l'ho messo. Queste sono le mechanical failure. Però è strano, cioè, perché mai una cosa del genere? Il gioco ti odia. Ma poi perché solo a me, non a Krios? E il gioco fa, aspetta, vediamo a chi possiamo tirare. Scusa, ma se io setto sta cazzo di cosa, la mechanical failure ce la dovrebbe avere. Vedi che il motore, ma perché diventa rosso? Guarda! Della macchina, quanto hai dato di aerodinamica al radiatore davanti, è una cosa. No, secco, ma questa cosa è stranissima. Ok, quella è, non arriva abbastanza aria al motore, va il surriscaldamento, implode. Engine blown. È una meccanica che c'era già anche in Project Cars. Infatti, no, c'è un'opzione apposita nel pizzo. Allora, Race Engineer, guarda, braking, downforce, okay, suspension, gear. Tuo fratello c'ha la McLaren che ha il motore dietro e c'ha il tubo sopra. La Nismo c'ha l'apertura davanti che va regolata. Cazzo, devi mettere Race Engineer, non c'è un cazzo, c'è gearing. Downforce, suspension. Il radiatore nuovo, cortesemente.
Mi sarebbe da togliere le plastichine dalla carrozzeria. Brakes, chassis, suspension, damper. Non c'è, ma non c'è, non c'è nulla. Oh. Vai su GPU engine gearing, cioè scusa, EQ engine. 40 litri di fuel, boost pressure al 100%, air restrictor 40, radiator opening al 75%, averlo al 100%. Ma sei sicuro che i bot non sono troppo aggressivi? No, no, non è quello in cui sei te che non sai guidare in curva. Ti hanno uscito il coltellino, eh. Ti hanno uscito il coltellino in curva, eh. Porca bestia. Scusa. Vado lì. Io c'ho tutti i motori bruciati, vedi un po'. Infatti c'ha la Nismo barbecue. Beh, sentite che stai streamando da qualche dietro. Boh. Lo scaffale. Perché dovrebbe andare sullo scaffale se è un settaggio di una cosa che, porco Dio, la puoi desettare? Sì, ho capito, ma... Però prima non dovevi... Scusa... Il discorso è, se sei ignorante di un gioco, impari, ecco, ma non si capisce, il motore è verde. Perché si è raffreddato. Hai messo 100% di air. Adesso. No, adesso è semplicemente stato fermo, il motore si raffredda se stai fermo. Ma dici che tiene conto anche di questa cosa? Potrebbe. Sì. E lo facevo anche in progettazione. Io in alcune macchine devo modificare l'impostazione del deflettore anteriore per far entrare più o meno aria nel radiatore. Perché meno? Allora io giocavo con dei meno, se lo fai, se imposti il deflettore in maniera altissima entra meno aria nel radiatore, ma è più aerodinamico. Io giocavo con dei settaggi arcade nel primo. Perché sei una capra incapace. E non c'è gli zoccoli al posto della mano, vai, zoccoli. Capra incapace, ha parlato il pro. Ah, in meccanica sicuramente più. Poi che magari non so guidare in progettanza. È quello sì, è sicuro meccanica, sì. Che non so cazzo. Ci vuole Enzo Sati nel sapore, vedi che bravo, visto che persona colta e soprattutto scrupolosa quando discuti con gli altri, cosciente dei propri giorni. Puttana, ieri sera hai imparato a cosa serve il gruppo iniziale, però non è niente più. Non so cosa serve il gruppo iniziale. Vabbè, allora è più grossa come me. E non è che me lo ricordi troppo bene. Ma la parola ci dice che differenzia qualcosa. Differenzia. Forse è quello che usano contro i razzisti. Usano il differenziale contro i razzisti. Gli danno il differenziale in fronte. Il differenziale. Differenziale. No, io penso di averlo capito a 17 anni. Ma io le macchine non riguardo. Vabbè, no, bellissimo. Mi si è messa una macchina di lato, stavo guidando. Ma se togliessimo i cosi meccanici? Se oramai è troppo tardi, ci facciamo questa così. È troppo tardi. Grande prestazione, Ciccio, eh. Sempre meglio di Bat, quello che conta. Poi il resto. Allora, dove? È girato 15 secondi più lento del primo. Vabbè. Ready. Ha fatto bello tosto comunque. Ma la mia macchina ha fatto delle discute grazie al punto. Questo è cognone. Ma la mia macchina parte un po' acciaccata pure la mia? Alla fine ha fatto veramente clamorosamente simulativo. Vabbè, il fatto che sia partito ultimo non significa molto, perché io adesso la mia bravura
Vedi che belle macchine però, cioè, mo guardati sta gara, cioè, fermate proprio. Guarda sti alberi in autunno, sono gli alberi in autunno con le foglie marroncine. Ma dai, Pippa al sugo. Poi però non vabbè, le macchine non corrono, ma cazzo, oh. Però se ti vuoi vedere un panorama, ecco, guarda, ma levatevi dai coglioni. Come sale? Mamma mia, oh. Presa un po' allegra quella chicane. Un pochino, però non male, dai. Sì, qualcuno potrebbe dire ammazza, oh, bella storia. Sei un pro, no, c'ho culo. Porca la maiala. Dov'è Krios, almeno da uccidere lui? Ah, sta davanti a me. Ma è questo Krios? Ma appena passato per miracolo! Ah, ti ripiglio Krios, dove cazzo vai? Della tua McLaren. Guardalo, guardalo come va per prati Krios. Guardalo Krios che mi tocca il culo e mi manda per strada. Maledetto. Ma... Sì, sì, le sportellate del Krios non mancano mai. Vabbè, ma si sta... Guardalo, guardalo, l'ha buttato a fare il bot. Bellissimo. Il bot c'ha il caffè pagato. Forse. Oddio, 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 oddio. Dai, filalo la chicane. Bellissimo, sto a combattere per il nono posto. Sono soddisfazione. Una gara tosta. Devo guardare un attimo se ho messo la difficoltà dei bot a 70 o a 60, perché in effetti sono più bravi del solito. Vabbè, oddio, vero pure che sono partito ultimo e che ho scassato 4 motori. Non so se sono più bravi loro o sono più scimmia io. Io questo moccato. Se sei diventato Ornino. No, divento Razzi in realtà. Razzi a Chiuriazzi. Guardalo come ha resistito! Guardalo! Vedi? Ma chi è questo? Ed è solamente decimo! Si merita di più! Avete 13 secondi da più. Sì, infatti c'è. Cioè... Il primo oramai sta... Che trolla! Il primo oramai sta nel percorso appresso. Guarda che sta giocando a destra e ha anche giocato a destra. Senza averlo neanche comprato. Esatto. Guarda come se ne va, no, mamma mia. Mi stanno umiliando. In questo momento vorrei il commento tecnico di Birga. E invece Birga not found. Ma tutte quelle, secondo te, tutte quelle righe che stanno nel contagiri, ma a cosa servono? Cosa sono? A non chiederlo a me.
chi lo chiede? Cioè sei solo te che guarda lo stream? Ci vorrebbe Wolfa. Sì. Vorrebbe una mia. Beh, ma cosa stai dicendo? È frenata, perché quando freni diventa rosso al contrario. Com'è rosso al contrario? È verde. Adesso è verde e va in senso antiradio. E sei a massimo, sei a pedale schiacciato al massimo, immagino. Sì. Adesso è al massimo. Elementare. Intanto quello lì mi ha superato come se fossi stato fermo. Ora sei 12. Però ora vittoria. Chissà che cazzo è successo. Forse è quando ti sei schiantato dalla seconda volta che hai rotto il fuoco, no, tutto quanto. Boh. O forse sono cose random che del tipo si sono innamorate di me e randomicamente sono accadute tre volte in fila all'altra. Vabbè, bello, dai. Beh, la grafica è veramente notevole, guarda gli spalti con la gente. Però spaccato. Ieri al primo. Però scappare. Oddio, un altro giro. Accalato. Che cazzo è cosa gioco, ragazzi? Torno su forza. Torniamo su forza. Sono lì che scorrazzo? Sì. Che macchina ho? Minchia, adesso vedo un po'. Ma che fa scorrazzo? Enzo, sei un imbecille. Con la barretta lì a destra e lo scudo del turno. Che cazzo dici? Che ti segna verde quando carico al massimo e rosso quando vai in depressione. Rosso quando freno? Quando vai in depressione. Però vabbè, devi sapere se stai accelerando o freando, non è un indicatore. C'è lo schooling del turbo, no? Se stai accelerando e freando dovresti poterti rendertene conto da solo, senza guardare uno strumento. Senza sapere che lo schooling del turbo quando accelera il pedale al massimo, quello è verde, la barretta verde arriva al massimo e quando frena è al massimo quella rossa. Quindi? Vabbè, insomma, le due cose. Vai a giocare con l'Iron Profit. Andate a cagare. Vai a giocare a cagare. Dove si fanno? Sono praticamente arrivato una settimana dopo il primo. Ma perché? Te sei arrivato da qualche parte? O sei andato direttamente al circuito a fianco? Ale. Ma non sono neanche arrivato ultimo. Ce n'è uno dietro di me. Bene, bene, bene. Che culo. È tutto bellissimo. Canno. Ascolta, ti volevo chiedere, non è che ti ricordi il gioco? E questo sono fanno anche che arriva avanti in eterno. Lo so già. Per sempre. Fa più nemmeno ridere. Ok, return to lobby. Una cosa ti ho chiesto nella vita. Esco dalla sessione? Sì, esci perché devo rifarla comunque.
e vedere un attimo questo cazzo di creazione con i realism settings. L'audio è troppo alto. Allora, dov'era? Mechanical failures. No, mechanical failures. No. No, noi No. vogliamo giocare No, arcade. noi vogliamo giocare, non dico arcade, ma vogliamo giocare, che ogni 2 metri mi si spacca il motore e oh. Si è rotta un'unghia, Mi ma sono è rotto un'unghia. rosso. Ok, allora, questo va bene così. Invitiamo criogine. Criogine. Arrivo, sto settando l'audio che era troppo alto, non sentivo niente di voi. Allora, non è che te sei perso molto, vediamo un po'. Ok. Sei perso per le di ignoranza di tuo fratello. Quelle, per esempio, sono parte dell'esperienza del gioco. Ti regalano una copia di mio fratello, l'audio di mio fratello quando sei in gioco. Ma che cazzo DLC. vuol Gruppo dire 6, rotti i gruppo A. coglioni? Rapporti manuale. Funziona G40 automatica? Junior, Sì, perché sennò Formula muoio. X. Li odio tutti. No. Madonna. Ok. Gruppo C1, GT1. Eccomi qua, Bat, pronto per pawnarti come si deve. Ah, sì. In altri Allora, circuiti. sì, sto guardando intanto altre macchinuzze che possono rivelarsi interessanti. Questa sembra interessante, GTO. Belline. IndyCar Kart. Da quante cazzo sono? Megan Trophy. Allora, facciamo una cosa. Ci proviamo questa classe qua. E io mi prenderò. Ah, GT3 sempre. Questa è la GTO. La GTO e mi provo una Lamborghetta. Guarda quante belle livree per la Lamborghetta. Lamborghetta. Allora, adesso ci vediamo però un altro percorsetto, tipo questo, un pochino più streamlineo, c'ha qualche curvoide però insomma. Ci siamo? Vado. Ah, non mi ero accorto che c'è anche la chat qui. Chat. In francese significa? Ah, La chat. il gatto. Ah, il gattone. Raffle chat. Tuning setup. Porgo il batonno. Perché le gare sono cioè, le qualifiche sono sempre notturne? Bella domanda. Ci deve Ma essere in l'inizio estate dell'ora anche della qualifica. lì il tempo e quando vuoi farlo. Vabbè. Aspetta anche quando devi andare al bagno, che mi sa che è utile. Per fortuna i fari sono buoni su queste macchine. Topponi, scarpa.
prati, le praterie. Io l'ho vista ma non l'ho presa. Chi sarà peggio? Così. Così, ora hanno deciso da 65 frame di arrivare direttamente a 20. Mi sa che hai qualche problema di troppo. Metti il case su uno spigolo e fallo girare molto veloce e vedi che la trottola migliora. Sarà il caso che spendi sti 20 euro e compri quella cazzo di scheda da tuo fratello? Per me è il caso di spendere 20 euro se fai mettere a posto kill. Vieni Spaco, stiamo streamando cose bellissime. Spaco, vieni a vedere il canile. Project Cars 2, le avventure di Bat e Krios. Sì, ma Spacco vuole l'inizio. Ma ti sei perso cose belle finora. Ho bruciato 4 motori, ho allegramente salutato il meccanico. Un po' di sughero già. Attenzione, le temperature sono 300.000 mm. Ce l'hai? Se escono le colate piroplastiche. Quello caldo. È quello caldo. No, 62 è comunque troppo per qualsiasi. È troppo. Ma cazzo. Vabbè, ma non è proprio troppo, dai. Non è ottimale. 60. Adesso lui è sul destro perché si guarda. Quindi non dovrebbe sta giocando. Attorno ai 45. Questo momento dovrebbe essere solo 50 e sono ok, ma sono in forza da mezz'ora. Non c'è troppo cazzo. Non è indissipato, non mi tiene calore per così tanto. Ah,
Siamo nelle qualificazioni, che dici doppiato? Ci stiamo qualificando, io sto cercando di capire come cazzo funziona sta cosa. Con questa meravigliosa Lamborghetta che ho. Io e te abbiamo lo stesso processore, ma io in questo momento sono a 35 gradi, quindi... Sei a 35? Sì, sono al desktop, sono a 35. Allora forse potrei... Forse c'hai qualche problema. Forse potrei portarlo... fargli dare un'occhiata. Che altro? Guarda, apri lo sportello e vedi un attimo di sette secondi. Vabbè, eventualmente potrebbe anche secondo me provare a disabilitare le perprende, perché forse non gli serve per questo gioco e risparmia sul calore. Potrebbe fare la prova. Perché castrarsi le cose per quando. No, perché così può vedere se il prossimo di partita. Cioè magari sai, si può recuperare circa 15 gradi con le perprende. Non cambia così. Non ho dimenticato di prendere. Esce sì. Una quindicina che fanno anche sotto sforzo con la perdita di un nervo di più, se si sente fatto. Peraltro come dissipatore ho un altro qua. Sì, ma hai sicuramente seccato la pasta termica, tranquillo, perché avevi sostituito. E tranquillo. Ma perché va così? Sì, ma comunque non pare su un insetto 2006 che è vecchio come la merda, un dissipatore ad aria, che quello che si squaglia la qualsiasi cosa. Devi mettercelo a lì. Dipende da quelle che sono qua, di quelli grossi. È un cazzo di reattore nucleare. Vabbè, ma boh, comunque alla fine cioè. Doveva prendere un piccolo chittino liquido. E la NH di 14. Dunque non vai sul Triventola. No, comunque meglio. Qualsiasi tipo di liquido singolo. Se hai un case con l'armadio. Sì, vabbè, ma. Ma lui il case lo tiene dentro l'armadio. Come fanno molte persone, non so se ci avete mai fatto caso. Vai a vedere il computer della gente, guarda, io c'ho il mobile porta computer e lo tengono dentro un armadio. Ma è abbastanza, direi, ventilato. Sì, ma la scheda video che sta, vabbè, che ormai si sarà, vabbè. Però cazzo fa quella curva, non la riesco a prendere manco se mi picco. Crios, in tutto ciò non ti sento, dove sei? Sono settimo. Oh, io ho finito la benzina. Vabbè, lo porterò lunedì a farmi mettere. Cazzo devo fare. Ecco, prova un attimo ad entrare in forza a vedere quando ti scendono i fotogrammi a 20 al tabarecchio di temperatura. Ammazza che sega, oh. Dai, adesso provo. Sì, vediamo. Forza, è l'unico gioco. La tripla cifra, dai. Sì, secondo me, perché gli altri cifra. Giochi che giochi sono degli indie che consumano più o meno il 5% della CPU, forse. Niente, riesco a farla girare sto gioco, vabbè. Quattordicesimo. Altro, come faceva il tuo PC a stare acceso quest'estate, no? 40 gradi a sto punto, viene da chiedersi. Ecco perché. Ma soprattutto quest'estate non avevo questi cavi. No, ce li avevi già da un po'. No, ce li ho sempre avuti su forza, però adesso, ecco. Vabbè, ma il mio PC sta a 60 gradi pure lui. Sì, ma te sei overclockato. E sto al 100% di processore. Eh sì, lui era al destro, che è leggermente diverso. Sì, ma ho capito, ma se io un po' troppo. Beh, se io in un secondo passo al desktop, la temperatura non è che scende a 62-45 in 4 secondi. Sì.
È per quello che c'è un raffreddamento, perché se non lo facesse avresti grossi, grossi problemi. Ok, continuo. Ma raffreddamento è istantaneo, quindi mi state dicendo. Senti, fai una cosa. Raffreddamento è bene che sia quasi istantaneo. Perché... Comprati il plugin per la calda arrosta, con te ci metti un po' di castagne e via. Wok di lato. Guarda, Enzo, io ti dico che ho un 8 core 16 thread e in questo momento al desktop sono a 32 gradi. Fai un po' Ok. Cioè, se di base parte già il dubbio, vuol dire che mi carichi. Ciao ciao. Aspetta. Ma che macchina stai correndo, Prius? Però la sta correndo a piedi, guarda, Non l'ho sentito la macchina. Vabbè, fa niente. Non presento. Ferrari, Ah, ok. Ah, è quello che è uscito, forse. Vedi, è... Non è un problema che lui parta settimo, che tanto poi il primo muro è suo. Comunque sì, vedo che ti stai divertendo un sacco. Oh, io mi sto divertendo un boato, sto facendo dei sorpassi spettacolari. Beh, stessa classe, classe GTO, quindi probabilmente. Insomma, però funziona nella Vabbè. Ma sto streamando a 7:20 solamente? Deve essere qualcosa nel settaggio dello streaming. Vabbè, dopo lo aggiusto più 70. L'urlo? Vuoi l'urlo? Figlio di Crop. Della tribù di spacco, dai. Comunque ieri sera mi sono visto il nuovo episodio di The Orville. Sai che c'è? Non lo so, non lo so. È caruccio, ma non so se ha trazione. Forse motore centrale, non saprei. Perché c'è quella auto di maschera lì? E questi stanno a livello 70, mi sa che li dovrò abbassare. Non c'è più l'auto di Nascar, hai visto? 70. Però mi sa che sono più cattivi qua. Guarda. Vedi, l'auto di Nascar non c'è più. Però mi sa che ho scassato qualcosa. Comunque, sono aggressivi al 40 e adesso guidano bene con l'aggressività al 40, almeno li posso pistare io se riesco a tenermi in pista. Comunque ora è sceso a 45. Ma lui tra l'altro li usa come cuscino, non c'era il bersaglio davanti, non può più. No, quella curva non la riesco proprio a fare. Non so dove cazzo devo frenare su quella curva. Forse perché devi parlare. No, ce l'hai lì in alto a sinistra. Vedi il numero 7? Ah, vabbè, sì, è vero, non ti dà il distacco. Oh, vabbè, baci. Beh, comunque sto leggendo che dai 40 ai 60 ci danno la mano. Sì, ma te del 65 e non Cos'è hai la neanche una bloccata. stagione? Mi sono dimenticato di frenare perché stavo guardando i tempi. Dai 70, dai 70 ai 75 lo dico, warning, reload, e 80 è troppo.
Hai visto che bel taglio di culo? Proprio dritto. Quadrette. Ma perché cognato? Sì, penso di averle tolte, però non mi ricordo. Comunque credo di averle tolte perché... Mi sembra. Guarda, guarda, questo è quello che ho fatto volare prima. Ritorna, essi ritornano. Io non lo faccio volare. Vabbè, sono a giocare a forza. Vabbè, sono arrivato una settimana dopo il primo. Devo rivedere un po' di settaggi, devo vedere. Eccolo, oh. Voilà. Quello mi ama probabilmente. Gli è entrato dentro. Gli hanno cambiato il suono dei pneumatici. Che... Sì, cazzo. Sì. È più alto. Ma è strano, cioè sembra un... Guarda il secondo Spago. Jaroslav Krajf, però è italiano. Sì, ma Samuel... sì. Vabbè, ma è ovvio che sei italiano, scusa, te lo domandi. Allora, vediamo un attimo se ci sono tutti italiani. Oh, guarda che bella la lobby che vedi il circuito, che vedi le macchine che hanno gli altri, che vedi le livree che hanno gli altri. Certo. Allora, però dov'è? Non posso fare i settaggi da questa lobby, di quella cosa là. Dove cazzo stanno? Ah, i settaggi del gioco? È il settaggio tipo del non c'è il menu. RS. Ma cosa deve cambiare? Là c'è scritto edit, se ci va col mouse ci clicca. No, queste sono le mie statistiche. No, penso voglio andare nelle opzioni di gioco. RS, no, quelle sono statistiche RS. Ma RS che è? Il bottone del joystick di sinistra o di destra? RS è destra. LS è sinistra. Ok, quindi adesso... Scusa, con start o select non ti apre le opzioni. Dunque, no. Select sono i due pulsanti centrali. Sì, select praticamente mi fa scegliere tra la macchina, race e la track. Niente, devo uscire un attimo per... correggere quella cosa. Correggo sta cosa e allora eccolo qua. Allora track limit, minchia, le rules and penalty erano attivate, non mi ha detto un cazzo. Cosa? LOL. Vabbè, allora aspetta un attimo. Competitive Racing Silent sì, ma comunque le penalità fatte qui sono, cioè a me mi hanno dato fuori, ho tagliato la curva, mi ha detto ritorno nella posizione in cui eri prima, che sì, sono, se no frena, ti dice. Se non lo fai entro 20 secondi ti dice di tornare ai box. Che ammazza. Ah, figo, questa cosa qua non la sapevo. Fatti un pezzo ai box e poi rientri, cioè in gara. Il drive through bello. Ok. Ascolta, ma abbiamo tutto molto bello, ma fate una gara di rallycross. Oddio, una gara di rallycross. Allora. È vero. Tanto se so, cioè, faccio già rally con le macchine normali, mi dice, figure. Allora, vediamo un po'. Devi indicare anche la pista. Andiamo a vedere le piste. Dunque. No, aspetta, prima ti conviene selezionare la categoria. No, vabbè, vediamo un po'. La pista per rallycross, quale cazzo sarà? Sì. No, la vedi? L'avevo beccata io. Adesso non mi ricordo come si chiama. Utile. Si vede subito. Vai giù. No, vai. Hai visto che c'è? È l'ovale ora, finalmente. Quale? Eccolo qua. Sopra. L RX H.
cominciamo a mettere questo. Ok. Poi macchine da, vediamo un po'. Per classi, queste si chiamerà Rally Cross, si spera. RX Lite. Eh? Ma che cazzo, una sola? RX Trophy, RX. Che ha un'auto per tipo? No, no, ci sono tante auto per tipo, però di RX Lite sembra che ci sia solo quella. No, ce ne sono un due o tre, mi pare, di auto del. Ma dove sono le altre? Ah, la Clio Cup anche. Ah, eccole le RX. È l'ultima, la WRX. Ok. Figo. Oh, RX. Countryman, Focus, Polo, Regan, Civic e A45. Allora, ti invito, Krios. Mi invidi? Lo so che mi invidi, ma... Ale. Poi, andiamo a vedere le livree. Wow, le livree. Belle. Ford, ma in onore di mio fratello ho preso la Polo. Vai. Bella questa. Ah, belle. Non cambia solo la livrea, cambia anche quella macchina. Beh, perché non mi ha cambiato la livrea? Anzi, ha fatto. Mazza, quante però di... Bella! No, mi sa che devi fare save. Ok, select. Select. No. Che cazzo ha fatto? Ma porca troia. Quindi tiro così. Ecco. Adesso l'ha selezionato. Ok. Allora, controlliamo un po', ci abbiamo. Ah, ecco, allora, race, vediamo un po'. Dove cazzo è la qualificazione? Non c'è la qualificazione. Vedrai che c'è la qualificazione, però... Practice, ah! Vedi, si cambiano i menu. Quali? Sì. Allora. Però no, non c'è la qualificazione nel rallycross. Perfetto. Si parte tutti insieme. Ok. Ok. Allora, tu c'hai una non so bene cosa. Io ho. Ok. Via. Vediamo che succede. Per My Brother, però non c'è. Dato via. Allora, quindi bisogna entrare in quel giro lungo almeno una volta. Sì. Joker Lap. Dovrebbe esserci qualcosa che te lo segna a livello di utile se l'hai fatto. Ah, vedi, ci stanno i record della gente. Gonzales Benjamin ha fatto il record. Direi pronto, easy peasy. Vai, yeah. Vai, Gigi. Vabbè, volevo fare la curva ma sono entrato in quella sbagliata. Ho levato il pensiero su di me. Non so dove è il freno a mano comunque su sto gioco. Mm-hmm.
bello il cazzo, non riesco a superare neanche questo. Mi serve di... mi serve di... eccolo forse, boh. Mi serve di sapere dove è il freno a mano, non lo so. Ma che mignotta, oh. Mignotta, mignotta. Cioè i bot non mi prendono, ma Krios mi trova ovunque. Devo scoprire dov'è il freno a mano. Ah, forse, forse l'ha il freno a mano. Sito che l'ho trovato. Sì, il freno a mano l'ha. Perfetto. Un po' tardi l'ho scoperto, però. Le derapate quasi, devo dire, tenerlo del più fino a mano. Oh, ho perso un pezzo della macchina. E che cazzo, non è che è difficile la ricross de più proprio. Ma poi, come, esattamente come pensavo, non è che è difficile, ed è più anche perché fare rallycross con un controller è veramente uno schifo. Veramente uno schifo. Con il cambio manuale poi ti lascio. Vabbè, il cambio manuale solo te, sei pazzo. Però, vedi, nella mia pazzia sono arrivato settimo. Sei al cazzo, ma hai distrutto quando sei passato. Allora, comunque la rifacciamo adesso. Guidabile. Perché adesso... Che forse l'ho sistemato. Resti in pista. Che cazzo è questo driver network? Gara, cioè, non giudicarlo da questa gara. No, non lo giudico no da questa gara. È difficile, è difficile. Sembrava che però stesse abbastanza bene. Cioè, sì, ma anche perché... Anche perché comunque... Anche perché non sapevo dove cazzo era il freno a mano e non si fanno queste curve senza freno a mano. Adesso ho capito dove è il freno a mano. No, ce ne sono di più. Io ho visto almeno 4. Sì, ce ne sono di più, però voglio la cazzo questa qui e rifarla un attimino a capire se riesco a girare. Porco Dio, porco Dio, porco! Fanculo del Cristo! Guarda, ah, arcazzo, porca Madonna!
Ma tu guarda, oh, porca troia. Ma come si fa? Ma come si fa? Col controller sta gara è impossibile. Impossibile. Oh, c'era un cazzo di spigolo, niente, mica se ne andava da quello spigolo. Guardala! Non lo so, non lo so. Questa è proprio una classe di gare che non mi interessa, che non farò, che proprio me la piscio a idrante. Proprio non me ne può fregare di meno. Che babbo che sei. No, mamma mia, che schifo. Ma come fai a guidarla con pad questa? Mannaggia quel Cristo incrociato. Dai. Massa del Cristo incrociato. Esatto. Questa cosa pesa parecchio allora. Per il pad sì. Però è spettacolo. Allora, mettiamo una cazzarola. Vedi? Io invece mi diverto a Forza Horizon. Pensaci. Mi spacco dalle risate. Tra i due comunque avrei chiaro la scelta. Proviamo questo. Allora adesso vediamo. Ma perché la qualificazione non me la... Allora la qualificazione è off. Qualificazione on. Uh-huh. Ah, vedi, perché la sessione comincia a mezzanotte. Mettiamo alle 13. L'orario, la data, sì, sì, sì. Time progression, ok. Weather slot, durata. Durata? Della... Sì, sì. Durata 24 ore, certo. Ok. Così va meglio. Durata 10 minuti. Ok. Madonna, che bello, però. Ale. Allora, beh, ma non l'ha salvata. Oddio, non l'ha salvata. Oddio, non l'ha salvata. Cos'è? Pat sta impazzendo. Oddio, non l'ha salvata. Porco Dio. Ma scusa, io qui gli dico save? Gli devo dire save ancora perché è stupido? Sì, ok. Devo dire save ancora perché è stupido. Beggia la madonna. Allora, troviamoci una cazzo di macchina per un circuito. Vediamo un po'. Siamo sempre le macchine da rally? No, no, no. Ci mettiamo... Mamma mia, guarda che robe. Addirittura fino a Road F arriva. Anzi, Road G. C'è proprio la monnezza, c'è. Questa cos'è? Super trofeo. Vabbè, voglio provare questa.
ho messo la Lamborghini Huracan Super Trofeo. Ancora no, perché sto cercando di metterci una livrea, poi quando esce te la fa vedere anche a te. Ho messo la livrea 61 e non l'ha selezionata. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma non è difficile, PG e porco PG. Dio, sì, non è difficile, PG, ho pigiato tutto, non la seleziona. Madonna maiala. Dove cazzo è? Poi non si trovano manco più. Sto lontano dallo stress. Gioca Horizon e poi a PES. Ok, Horizon ma PES. Una maiala, ok. Questa qua, ok. Minchia, Warf, sto facendo delle gare, Dio povero. Che madonne, oh, le cose stupide. Grazie per avermi dato il tempo di farmi scegliere la Ciccio, non triggerare Bat. Che è già triggerato di suo. Porco Dio, ladro. Bat, seleziona. Via muri su muri, Ale. Mazza che bestia che è sta. Guarda la Huracan, la voglio vedere, cazzo. Arrivo subito a vedere. Sei ancora Spago? Vatti a vedere il cockpit della Huracan, va. Ma non è solo sulle cure. Guardati il cockpit della Huracan. Quello non è bene, non c'è la giuria che sta per la sapere che è finalmente si sono accorti che le macchine hanno un peso, ottimo. No, ma c'era il peso, era solo strana la sensazione. Cioè, che vedo di più, c'è il peso.
Ho provato la Z4, molto guidabile, un bel treno direi. Ho provato la, come si chiama? La Aston Martin V12 GT4, una belva, un treno, su rotaie proprio. Ho provato la Ferrari 488, bella pure quella, che mi pare che è una GT3 o una GT4. Non ho visto, cioè non sono andato a vedere ancora bene su che classi sono divise. Cioè, ma io sto a fare i giri della vita e sono ancora 13esimo di 14. Vabbè. Sei lento. Comunque col settaggio del FOV a 105 da dentro il cockpit, tutto sommato ci si sta. Aia. Arca troia. Ho finito la benza. Ups. Ma come ho finito? Vabbè. Uff, quanto manca? Un minuto e mezzo. Come stiamo messi? Vabbè. Sempre come antichi stiamo messi. Vabbè. Ma secondo me settaggio dei bot a 70 è un pochino troppo, questi bisogna abbassarli a 60 su sto gioco, almeno per adesso, fino a che non ci si prende la mano. Ah, guarda le visuali, vediamo un po' le visuali.
come lo seleziono l'omino? Oh. Cosa? Ah, eccolo. Ok, allora diciamo seleziono questo. Ti è. Sentiamo dopo. Ciao. 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 Sì, hai detto tutto. Vediamo un po'. Ah, vedi, questo la mappa, ci fa vedere la mappa. Cano. I tempi. Ah, bella sta cosa. Cano. Cockpit. Chase. Il cofano mo lo chiamano Bonnet. Vabbè. Comunque le visuali, le telecamere esterne di sto gioco sono imbattibili, quanto sono belle. Guarda le info feed. Moritz is making a pit stop. Fastest lap Martin Oliveira 0.46. Però voglio dire, 0.46, siamo tutti là, possibile? No. Il primo è 0.45.962. Vabbè, 0.46.6. A 0.45 stiamo ancora più o meno tutti alla stessa velocità. Mamma mia, guarda che fissa che tutti quanti ti dice dove stanno. Vedi il pit monitor sulla sinistra? Molto bella sta cosa. Ok. Ecco. E vai, si va. Dio, guarda, è bella che è la mia. Krios, si decolla. Stai dentro, stai dentro. Pezzi di macchine che volano.
Cioè quello là davanti non riesco a ripiare manco dipinto. Madonna, è già finita. I 4 giri più veloci della storia. Vabbè. Oh, gioventù, mi piglio un break, ci si becca poi. Abbiamo finito questa sessione di streaming con Madonne e Cristi volanti appesi a un filo, è stato tutto bellissimo. Ah, noi giustamente siamo in due, perché mai? Avete scelto voi. Bah. Boh. Vabbè, vediamo un po' come creare un profilo. Ma perché, scusa, non capisco. Io ho creato il profilo nella carriera, perché non allega la carriera? Usa quello della carriera. Allora, il mio profilo dice che... eccolo qua. Ah, il mio profilo. Metto giapponese. Vediamo un po'. Allora, mamma mia. Classe F 15-13, che vuol dire veramente mezza sega. Tu è classe 6 adesso. Ah, in base alle competizioni ti dà il... ti dà il rank, sì. Affinity, vediamo un po'. Vedi, eccola qua, l'Aston Martin Vantage GT4. Veramente bella, si guida veramente bene. I controlli poi magari quando ci ricolleghi, non serve, è fatto, si possa creare un torneo di hobby, mettere più piste, mettere più... No, non credo proprio. Non credo proprio, comunque lo possiamo vedere subito. Perché ho visto, non guardare proprio subito, allora, community. A community ci sono gli eventi. Esport. Catch up with competitive scene and follow us. Vediamo un po'. Prime time, catch up, news, schedule and results. No, no. Non credo che sia questo. Community event l'avevo visto ieri. Ci sono queste cose che, come vedi, ci sono gli eventi. Con i best time. Ma sei ancora di... sono dove? Stai ancora streamando? Sì, sto streamando, te lo sto facendo vedere. Spettacolo comunque, bello, bellissimo. Non c'è un personal best, su questo pensavo di avercelo, boh, non si sa. Allora, compete to set faster as slam. No. Allora. Che cavolo. Create online event. Browse online. Custom. Create online event è quello che ho fatto prima, ma è l'evento classico di una gara. C'era dentro qualcosa di create custom player bases. Create che? E sono né più nemmeno quello che c'era prima. L'host setting crea la lobby. The motorsport preset sono gare che sono praticamente già create. Tipo, che ne so, supponiamo che voglio fare una gara touring car. Allora, ha messo
una 320 TC, ha selezionato un track cinque giri, ha messo un po' di pratica, qualificazione, vedi? E te lo puoi salvare tre favoriti, però bella storia. Sì, vediamo un po', Motorsport preset active, touring car disable, che vuol dire questo? Vediamo un po'. E menu sono migliorati, ma sono un po' su. Vediamo un po', road, vediamo road che dice, ma vedi road mi setta le cose da road, ma poi non mi cambia il percorso. Quindi Motorsport preset active, road, se schiaccio lo disabilito, però devo selezionare un percorso giusto, pensavo mi mettesse un percorso da road. Un po' left trigger, oh, left trigger, perché? Vabbè, perché ti fa vedere la lista completa, invece l'altra ti fa vedere il luogo, quante piste hai su quel luogo. Sì, allora andiamo un po'. Giri, io ne volevo fare 4 i giri. Ok. Allora, niente, no, non ci sono tornei o cose varie. Ti fai una gara e te la. Anche perché, se ci pensi, non siamo noi che abbiamo sempre giocato questo gioco alla Cazzone e Fabretti, perché facciamo 4 giri senza pit stop, eccetera. In realtà, tu fai una gara basta e avanza per un weekend. Non è che devi fare il torneo delle gare. Fai una gara, quella gara ti fai 50 giri. Però voglio dire, quella è la meccanica. Quello sarebbe ok, però se la lobby, cioè il modo di tenere uno storico, non sarebbe male, perché se tu ti crei la lobby, come c'è nel PvP di FIFA, nell'1v1, tu apri una stagione con quello che fai. Oddio, non ho capito bene come si usano sti favoriti, vediamo un po', ecco, vedi, per esempio. Allora, se io le setto come favorite fino a 4 gare, vedi questa qui, Light Cloud, 4 giri, 15 persone, stessa classe. Quest'altra, cioè far partire tipo una playlist. Sì, vabbè, ma anche se non è una playlist, se te li setti nei favoriti, tu quelle. Visto che fare una gara da 50 giri sì, sarebbe figo, però bisogna avere anche le balle di farsi 50 giri. Sì. Soprattutto che scassi la macchina, arrivederci, grazie. Estenuante 50 giri. Cassi la macchina soprattutto. Vabbè, figo. Comunque, career potete ci sta. Provare la NASCAR sugli ovali. Ma è una di quelle gare che veramente pigliano pochissimo, però sì, la proverò di sicuro. Vabbè, stop questo.